Questa sera a Caffè 900 parleremo di energia. Qui con noi l'ingegner Laura Platini, CEO dell'azienda. Grazie e benvenuta. Buonasera. E il signor Piero Cisarò, responsabile commerciale Italia dell'azienda Algo 2 Elettronica di Maggiora. Buonasera. Grazie e benvenuto. Partiamo da quella che è la storia e partiamo dall'ingegner Laura Platini. Sì, l'azienda è nata nel 1986, è stata fondata da mio padre con grande passione. Lui è un perito elettronico con grande esperienza e creatività. Ha fatto 20 anni di esperienza in aziende multinazionali e poi ha deciso di creare questa società che oggi è specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di soluzioni per il risparmio dell'energia elettrica. Il significato che c'è dietro al nome Algo 2 è molto importante e significativo. Sì, è molto importante. Inizialmente Algo deriva da algoritmo e 2 in quanto inizialmente l'idea è uscita da mio padre e da mia mamma. Quindi questo fondamentalmente è stato un po' il motivo del nome. Ecco, ecco e oggi allora siete presenti da 33 anni. Di cosa vi occupate e quali sono i vostri punti di forza? La società oggi è sul mercato da 33 anni e esporta da oltre 25 anni in paesi come la Germania, la Francia, il Nord America e il sud-est asiatico. La società si occupa di, come ho detto, strumenti di misura per l'energia elettrica. E attualmente abbiamo inaugurato una sede nel maggio del 2018 dove abbiamo anche uno showroom che è stato realizzato appositamente per essere sempre più vicini ai nostri clienti, sia italiani che esteri. Praticamente facciamo del training tecnico ai nostri prodotti, sui nostri prodotti e facciamo toccare con mano le tecnologie e le innovazioni in questo settore della strumentazione di misura. Adesso mi sposto invece dal signor Piero Cisarò e le chiedo qual è il vostro core business e quindi di cosa vi occupate nello specifico e quali sono i vostri prodotti. Diciamo che il cuore dell'azienda è appunto il reparto ricerca e sviluppo dove appunto progettiamo e costruiamo strumenti di misura per il controllo dell'energia elettrica. Fondamentalmente dividiamo la nostra gamma in 4 categorie. La prima categoria analizzatori di rete, poi abbiamo anche una gamma completa di contatori di energia sia modello trifase che monofase, poi passiamo alla gamma delle bobine di Rogoschi di cui siamo anche produttori, tra l'altro volevo sottolineare che siamo l'unica azienda al mondo che siamo sia produttori di bobine di Rogoschi sia produttore di strumenti di misura abbinabili ai Rogoschi. Questo connubio fa sì che usciamo fuori con un prodotto come se fosse sartoriale, quindi la precisione è il primo obiettivo. E poi come ultima gamma, che è la gamma di punta, lo possiamo vedere qui davanti a noi, l'ultimo nato, il PQM4000, che è un analizzatore della qualità dell'energia, certificato in classe A. Consideriamo che a livello mondiale i veri produttori di strumenti con queste caratteristiche si contano su una mano. La peculiarità dello strumento analizzatore di rete abbinato con le bobine di Rogoschi è che si può scegliere 3 tipi di fondoscala. Il primo fondoscala è 500 ampere, il secondo 4000 e il terzo 20.000. Quindi questo vuol dire che diventa un prodotto molto flessibile e direi anche universale. Insomma, dei prodotti molto diversi tra di loro, ma ce n'è uno di punta tra questi? Sì, come dicevo prima, il PQM4000 è la Ferrari degli analizzatori di rete, ecco. Tra l'altro è uno strumento ad altissime prestazioni dove si possono
misurare buchi, picchi di tensione, transienti e quant'altro. Non dico che fa anche il caffè, però. Però quasi, ci siamo, quasi. Sì. Risposto ora dall'ingegner Laura Platini. Allora, voi siete nel mercato B2B a livello internazionale, sì, siete degli specialisti. Assolutamente. Noi, come ho detto precedentemente, esportiamo il 70% dei nostri prodotti all'estero. I nostri clienti sono clienti OEM, quindi sono società multinazionali per i quali noi personalizziamo tutta questa gamma di prodotti. La personalizzazione può partire da personalizzazioni molto semplici, quindi andiamo a cambiare ad esempio il colore dei pulsanti dello strumento o semplicemente mettiamo il logo del cliente OEM, o passiamo ad avere personalizzazioni molto più avanzate, dove ad esempio andiamo a fare dei design custom sulle parti plastiche o magari su altre funzioni, firmware o software che ci vengono richieste. Quindi diciamo che, come ha detto prima Cisarò, costruiamo proprio un abito sartoriale per il cliente OEM, per la multinazionale. E come avete fatto questa scelta di customizzare i prodotti e quanto è importante? Perché innanzitutto volevamo differenziarci dalla concorrenza, quindi il nostro sogno è di essere proprio degli specialisti in questo settore e di rafforzare proprio queste società nel vendere i nostri prodotti. Quindi diamo questa possibilità di customizzare tutti i prodotti per differenziarci dalla concorrenza, che è un lavoro molto impegnativo e quindi non è così semplice da affrontare. E a proposito di differenziarsi dal resto dei concorrenti, quali sono i vostri punti di forza, quello che vi rende unici rispetto a tutti gli altri? Ma innanzitutto abbiamo un'ottima conoscenza del mercato internazionale, inoltre abbiamo una consolidata esperienza nel gestire appunto questi rapporti con queste società multinazionali. Abbiamo poi, posso dire, una enorme flessibilità nel gestire i nostri processi interni e questo ci porta ad avere un time to market molto ridotto e questo viene molto apprezzato dai clienti. Inoltre un altro punto di cui ci vantiamo è che la produzione è totalmente italiana, quindi abbiamo un'elevata capacità produttiva e abbiamo un know-how tecnico fondamentale, quindi il reparto di ricerca e sviluppo è il cuore dell'azienda e ogni anno investiamo molto sia in personale che in nuovi progetti con innovazioni tecnologiche che poi immettiamo sul mercato. Grazie, vado dal signor Cisarò e le chiedo quali sono i progetti futuri? Adesso l'azienda sta investendo tantissimo su una nuova gamma di prodotti, andremo a rifare la gamma dei contatori dove andremo a aggiungere delle caratteristiche che al momento anche i nostri competitor non hanno, quindi usciremo con qualcosa di dirompente sul mercato, quindi è un obiettivo arduo, stiamo lavorando intensamente, ci aspettiamo degli ottimi risultati. E ora vado dall'ingegner Platini per chiederle come vede lei l'azienda nel futuro. Per me l'azienda nel futuro è un qualcosa che appartiene a un sogno, quindi vorrei citare una frase di Eleanor Roosevelt che dice che il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Il mio sogno è di far diventare Algo2 una grande azienda unica e diversa da tutti e sono sicura che con anche la passione che hanno tutti i nostri collaboratori diventeremo un polo di eccellenza italiano in questo settore. La passione credo proprio che sia l'arma vincente. Assolutamente, senza passione direi che non si va da nessuna parte. Allora io ringrazio l'ingegner Laura Platini, CEO dell'azienda, e il signor Piero Cisarò, responsabile commerciale Italia di Algo2 Elettronica. Grazie. Grazie. E voi rimanete qui perché a seguire abbiamo ancora tantissimi ospiti con Caffè 900.